Buonasera popolo dell'internet e ben arrivati a Pinte di Storia, divulgazione storica per tutti i palati. Questa è la nostra prima puntata e dobbiamo dire grazie al nostro predecessore illustre Pinte di Scienza che ci ha suggerito questa meravigliosa idea. Per non fare la figura dell'ubriacone già dalla prima puntata, ho deciso di chiamare con me il mio amico Piero Rubini. Buonasera a tutti. Piero Rubini è laureando in storia contemporanea presso l'Università di Bari e mi farà compagnia per questa prima birra insieme. Parleremo quest'oggi. Caro Piero, quest'oggi parleremo di un famosissimo baffone. Ma chi? Joseph Stalin? Non Joseph Stalin. No, parleremo di un baffone che è parecchio noto tra Napoli, Bari e Roma. Questo qui. Non ce l'ho proprio presente, Michi, aiutami. Cioè, proprio... Non mi viene in mente, dimmi tu, dammi un suggerimento, qualcosa. E se invece te lo faccio vedere con il suo logo commerciale, questo qui? Ah sì, adesso ci capiamo, ecco. Cioè, voglio dire, anche il buon questo è un simbolo. Anche il buon Piero Barese Verace l'ha riconosciuto, Giovanni Peroni, ovvero il fondatore dell'azienda omonima. Giovanni Peroni è nato a Vigevano, che allora era nel Regno di Sardegna, il 2 dicembre 1848, un anno molto turbolento per l'Europa e per l'Italia, la cosiddetta primavera dei popoli. Erano quelli gli albori del Risorgimento italiano. Era già il 1845, quando il padre Francesco si trasferì da Gallarate a Vigevano per impiantarvi uno stabilimento di produzione birraria. L'industria della birra era apparsa in Italia solo dall'inizio del XIX secolo, importata dai vicini paesi europei. Si trattava di solito di piccole realtà semi-artigianali, ed inoltre la birra subiva pesantemente la competizione del vino, disponibile a prezzi e in quantità nettamente più vantaggiosi. La birra, tuttavia, riuscì a scavarsi una propria nicchia di mercato, approfittando sia dei danni inflitti alla vite da malattie che regolarmente devastavano le coltivazioni, sia, soprattutto, dalle norme restrittive imposte per motivi di ordine pubblico al consumo del vino e di altri alcolici pesanti, che colpivano in misura decisamente minore la bionda bevanda. L'intuizione di Francesco Peroni, il padre di Giovanni, fu notevole. A Vigevano non erano presenti concorrenti ed era un mercato tutto da conquistare. Inoltre, il paese si trovava a poca distanza dal Regno Lombardo-Veneto di dominazione austriaca e quindi dove la birra scorreva a fiumi. Nel 1859, poi, con l'annessione della Lombardia allo Stato Sabaudo, si avviò quel turbolento periodo che avrebbe portato a compimento il processo di unificazione nazionale, che si concluse nel 1870 con la liberazione di Roma e la sua ascesa a capitale del nuovo Stato italiano. Francesco Peroni intuì subito il potenziale delle nuove province centro-meridionali del nuovo Regno d'Italia, di forte tradizione vinicola, vero, ma completamente a digiuno di quella brassicola. Nel 1867, dunque, vediamo il nostro Giovanni, appena diciottenne, andarsene a Roma a dirigere la vita della nuova azienda della birra Peroni nella capitale italiana. L'iniziativa e la capacità imprenditoriale di cui fece mostra in quel periodo diedero all'azienda un impulso ed uno slancio straordinari. Nel breve giro di pochi anni, il suo prodotto acquisì una posizione preminente nel mercato romano, incoraggiando investimenti volti alla crescita del settore. La fabbricazione della birra fu in seguito spostata nel vicino Borgo Santo Spirito, presso il Vaticano, in un edificio comunemente chiamato il Palazzaccio, il che lascia intuire le condizioni in cui esso versasse, dove venne aperta una birreria al pubblico, per sfruttare la presenza dei visitatori di San Pietro, che tra una genuflessione e l'altra s'abbandonavano a un profano bicchiere di birra. Il costante aumento di popolazione, l'afflusso dei turisti e dei pellegrini e la prospettiva di un'espansione al sud erano stimoli più che concreti per incentivare Giovanni a operare e investire in questo senso. Quando suo padre morì nel 1897, infatti,
chiuse la birreria di Vigevano e tutte le sue energie si concentrarono sull'azienda romana. La posizione dominante della ditta Peroni nel panorama brassicolo italiano era a quel punto un dato di fatto inconfutabile ed eccezionale. La crescita dell'azienda era stata guidata con sapienza ed avvedutezza. Scelte strategiche lungimiranti, sorrette da un oculato reinvestimento degli utili conseguiti, consentirono al nostro Giovanni di garantire alla sua azienda un profondo radicamento nel mercato. Già dal 1872, infatti, il marchio Peroni si poteva fregiare dello stemma reale, un onore riservato alle società fornitrici della Real Casa Savoia. Nel 1876 il nostro Giovanni entrò in società con il suocero Giacomo Aragno, proprietario del caffè omonimo situato in Piazza Sciarra, e che pertanto prese il nome di Caffè Peroni Aragno, cuore della vita mondana e intellettuale romana del periodo, fornendo anche una lussuosa vetrina al prodotto Peroni. A conferma della stima ricevuta da parte dei consumatori, giunse la menzione onorevole conferita alla ditta Peroni all'Esposizione Nazionale dei Prodotti Alimentari nel 1866. Alcuni anni più tardi, precisamente nel 1869, Giovanni decise di trasferire la ditta in un luogo più capiente e adatto ad ampliamenti produttivi. Nello stesso anno si aprì un periodo di eccezionale attività, in cui l'azienda, sostenuta dai successi commerciali, compì un importante salto di qualità nella dimensione e nella organizzazione della propria industria. Giovanni dedicò la propria capacità imprenditoriale alla conquista delle regioni centrali della penisola, prima, per poi spostarsi successivamente al sud, prima con accurati sondaggi commerciali e in seguito con veri e propri investimenti industriali. Nel 1901 Giovanni riuscì in un'ardita mossa, divenendo socio della società romana per la fabbricazione del ghiaccio e della neve artificiale, al triplice scopo di eliminare il pericolo della reciproca concorrenza, creare un nucleo finanziario ed imprenditoriale senza pari in tutta l'Italia centro-meridionale nel campo dell'industria birraria e frigorifera e sfruttare la naturale contiguità delle due industrie dal punto di vista tecnologico, ottimizzando così i costi generali di produzione. Fece costruire un nuovo grande stabilimento nei pressi di Porta Pia, alla cui festa di inaugurazione, organizzata nei locali dello splendido chalet birreria in stile Liberty con giardino all'aperto, parteciparono il re Vittorio Emanuele III e le più alte autorità cittadine, cosa che gli permise di ottenere le forniture per i più importanti clienti della capitale, ospedali, caserme militari, la stessa Real Casa Savoia e i grandi ed eleganti alberghi situati nelle vie del centro della capitale. In seguito, nel 1905, nacque la società per azioni denominata Società Ghiaccio e Birra Peroni, che verrà trasformata alcuni anni dopo in Società Anonima Birra Peroni. L'azienda intraprese ufficialmente la conquista dei mercati meridionali, partendo prima di tutto dall'importantissima piazza di Napoli, dove avviò l'attività di un deposito. L'esosità delle tasse, il costo delle materie prime, largamente importate, la minaccia costante delle birre di importazione, la stagionalità del consumo e molti altri motivi rendevano la vita dei birrai italiani particolarmente difficile. Motivo per cui, non appena le condizioni del mercato lo permisero, si sedettero al tavolo delle trattative al fine di spartirsi il territorio italiano in aree di influenza commerciale esclusiva. In tali trattative, ovviamente, la birra Peroni, che già dal 1912 era divenuta la prima azienda birraria italiana, ottenne l'esclusività su tutta l'Italia centro-meridionale, il che spiega come mai questo marchio sia così radicato nelle città e nelle province di Roma, Napoli e Bari, che i suoi abitanti la considerano parte integrante della loro identità. A coronamento di un periodo di fervente attività, Giovanni Peroni, anima e mente dell'azienda, come abbiamo visto, fu nominato presidente della birra Peroni, affiancato dall'amico e azionista Ernesto Ferro. Anche durante il periodo bellico del 15-18, prima guerra mondiale insomma, tra le mille difficoltà e aziende che chiudevano, Giovanni riuscì con audace spirito imprenditoriale a cavar sangue dalle rape. Vennero infatti rafforzate le correnti di esportazione nei paesi del bacino mediterraneo e venne avviata, pensate, la fornitura di birra alle truppe inglesi di stanza in Italia, quando si dice lo spirito imprenditoriale. Forte degli utili che queste attività le assicurarono, la birra Peroni superò dignitosamente il periodo bellico, pronta ad affrontare le difficoltà del dopoguerra.
ahimè, l'avrebbe fatto senza il suo fondatore. Giovanni, infatti, morì a Roma il 2 gennaio 1922. Lasciava in eredità l'azienda italiana leader del mercato brassicolo, sorta praticamente dal nulla in un paese a forte tradizione vinicola e vergine dal punto di vista birrario. E finisce qui, come abbiamo visto, la storia del nostro Giovanni Peroni. Vero? Che ti è sembrata? Una bella storia, vero? Beh, sì, assolutamente. Un grande da ringraziare questo. Io direi che è veramente da ringraziare per quello che ci ha dato e per quello che continua a darci. Veramente. Assolutamente. Cioè, senza di lui, io veramente non so come farei senza di lui, senza la sua birra. Se anche voi, come Piero, siete entusiasti di questa storia e volete saperne di più, io personalmente vi consiglio il lavoro della professoressa Daniela Brignone, che è liberamente scaricabile dal sito accademia.it. Non vi preoccupate, il sito ve l'ho messo nelle informazioni qui sotto. Oppure, per ricerche più generiche, potete consultare la voce Giovanni Peroni sul sito Archivi di Imprese Italiani, oppure la voce sempre Giovanni Peroni nel Dizionario Biografico degli Italiani. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per questa sera, caro amico mio, è finito. Noi continuiamo a bere, ovviamente. E tra un mese continueremo a bere ancora. Infatti il mese prossimo ci sarà la seconda puntata, non ve la perdete. E viva Quinte di Storia! Viva Quinte di Storia! Thank you.